Oggi vi vorrei parlare di alcuni miti, di alcune leggende che spesso sento tra la gente, a volte anche alcuni amici. E il primo, in un certo senso, di questi miti è quello tipico, sai. Ma tu mi racconti un sacco di storie sull'importanza della dieta, dell'attività fisica, ma guarda che mia nonna o mio nonno fumava, beveva grappa, mangiava malissimo, un sacco di carne, di dolci, eppure è vissuto fino a 96 anni. È vero, vedete, questa è una diapositiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che comprova, insomma, qualcosa che in natura esiste, cioè queste persone esistono. Il problema è che sono estremamente rare, sono così rare come Bolt, no? Avete presente il campione olimpico che riesce a correre i 100 metri in meno di 10 secondi? Quante persone al mondo possono correre così veloci come Bolt? Pochissimi, probabilmente 10, 20 in tutto il mondo riescono a correre sotto i 10 secondi, i 100 metri. Quindi sì, è vero, esistono, ma sono rare. E spesso la maggior parte di queste persone che vivono fino ai 96 anni in realtà non vivono una vita di qualità. E la cosa interessante è probabile che se queste persone avessero fatto degli stili di vita corretti, probabilmente sarebbero arrivati a 100 anni in ottima salute, magari a 130 anni o più di vita. Quindi, insomma, dobbiamo riflettere, ne parleremo di questo, sull'aspettativa di vita. L'altro mito che spesso sento dire in risposta, appunto, ai miei commenti o al mio libro o le mie lectures sugli stili di vita, nella prevenzione delle patologie croniche, nella promozione della salute, ma sì, ma dai, insomma, smettila, poi alla fine comunque dobbiamo morire, tutti dobbiamo morire. È vero. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità di nuovo ci dice, certo che tutti dobbiamo morire, ma la morte non deve essere lenta, dolorosa e soprattutto prematura. Sappiamo che è vero che tutti dobbiamo morire, ma una vita di malattia protratta non penso sia l'ideale, lo scopo della vita di nessuno. Prendere farmaci, tanti farmaci, fare interventi di chirurgia per farsi asportare un tumore o farsi aprire il torace per farsi fare uno o più bypass aortocoronarici, non penso che sia il sogno nascosto nel cassetto di nessun essere umano. Poi magari c'è, diciamo, qualche raro sadico che spera che questo avvenga, non credo. L'altro concetto, l'altra falsa credenza è che le malattie siano semplicemente legate ai geni, ai cattivi geni che ereditiamo dai nostri genitori oppure dovuti alla sfortuna. Sai, io ho fatto tutto quello che potevo fare, poi mi è venuto un infarto del miocardio. Sfortuna, geni, non c'è nulla che posso fare. E a dire la verità, questo messaggio comunque passa anche alla pubblicità, no? Tu sei geneticamente sfortunato, hai il colesterolo alto perché hai dei cattivi geni, quindi prendi la statina e via dicendo. Quindi c'è questo messaggio subliminale che a dire la verità sta passando nei vari mass media, nelle varie setting televisivi.
No, non è vero. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che almeno l'80% delle malattie cardiovascolari, del diabete, degli ictus cerebrali sono prevenibili e più del 40% dei tumori, perlomeno quelli comuni nel mondo occidentale, sono prevenibili. I miei dati, i dati che ho raccolto in questi anni, nei miei studi clinici, suggeriscono che è molto più dell'80% del 40%. La stragrande maggioranza delle patologie cardiovascolari su base aterosclerotica e ipertensiva sono prevenibili, soprattutto se iniziamo fin dalla tenera età a mettere in atto degli stili di vita corretti. E un grosso numero dei tumori più frequenti, colon, mammella, prostata, endometrio, fegato e tanti altri, possono essere prevenuti con degli corretti stili di vita. Insomma, ritornando al discorso della, a volte no, la critica è: ma chi vuole vivere 120 anni? Ma sei matto? Beh, ma dipende come ci si arriva a 110-115 anni, perché fino a 100-150 anni fa la gente quando era 50 anni era decrepita, era finita. Infatti le persone tipicamente morivano intorno ai 45-50, la media era 45, insomma quando arrivano a 60 anni la vita era finita. Guardate qui alcune persone, insomma Aristotele è morto a 62 anni, Dante Alighieri a 56, Cristoforo Colombo a 55. Il nostro genio, il genio che tutti ci invidiano, Leonardo da Vinci, è morto a 67 anni. Ma vi immaginate, ci possiamo immaginare quante altre cose spettacolari Leonardo da Vinci avrebbe potuto fare, quanti altri quadri meravigliosi avrebbe potuto dipingere se fosse vissuto come la maggior parte delle persone al giorno d'oggi vivono nei paesi occidentali, intorno ai 80 anni. La stessa cosa, guarda, William Shakespeare, 52, Descartes, 54, Bach, 65, quanta musica fantastica ci siamo persi se Bach avesse potuto vivere intorno agli 80 anni. Mozart, 35, vabbè, questo è un altro paio di maniche, però insomma anche gli stili di vita hanno contribuito alla vita di Mo alla morte precoce di Mozart. Pirandello, 69, pensiamo al nostro premio Nobel Pirandello, un genio della letteratura mondiale. Albert Einstein, 76. È veramente un peccato. Lasciamo perdere queste persone che sono dei geni, ma qualsiasi essere umano, insomma, se ci pensate, poter vivere fino agli 80, ai 90, in ottima salute, godersi i propri nipoti, i propri pronipoti, poter viaggiare, poter esplorare il mondo quando si ha 70, 80 anni, che si è magari in pensione, prendere, andare a visitare diverse isole, andare a vedere alle pendici dell'Himalaya, visitare l'India, visitare il Nord America, la stessa Italia, un paese fantastico, ma se non si è in buona salute è impossibile, se si è attaccati, si è dipendenti dal sistema sanitario nazionale, dai farmaci, dai medici, non si è in cattiva forma fisica, questo diventa impossibile, la vita diventa dolorosa, pesante, questo è il problema. Quindi dobbiamo capire, insomma, qual è, cosa ci prefiggiamo nella vita, qual è la nostra deadline, cioè vogliamo come 150 anni fa dire che quando abbiamo 55-60 anni ormai siamo alla fine della nostra vita? Non penso che la maggior parte delle persone vogliano questo. E la bella notizia è che i dati di ricerca scientifica che stiamo ottenendo suggeriscono fortemente che possiamo allungare in maniera drastica la vita in salute, arrivare a 80-90 anni senza prendere farmaci, senza malattie, con il fisico e la salute di un quarantenne del giorno d'oggi e probabilmente riusciremo anche ad allungare la durata della vita massima.
mi sto chiesto di fare alcune lectures in cui spiego questi concetti e, tempo permettendo, cercherò appunto di affrontare i vari pilastri della salute, della longevità, del benessere, che sono innanzitutto la nutrizione. Non c'è nessun dubbio che la nutrizione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione delle patologie croniche degenerative, nella promozione della salute e della longevità. Parlerò del digiuno intermittente, in questo momento è uno degli argomenti hot, uno di questi argomenti di cui tutti parlano, spesso senza cognizione di causa, ormai tutti sono esperti di digiuno, senza mai aver fatto uno studio. I dati che abbiamo appena analizzato di alcuni studi clinici ci dicono, insomma, che bisogna stare attenti, il digiuno intermittente non funziona come alcuni ci vogliono far credere, anzi potrebbe avere degli effetti collaterali anche importanti se non viene disegnato bene e non viene, soprattutto se negli giorni di non digiuno non si ha una dieta corretta. Quindi, insomma, attenzione, non prendete per oro colato tutto quello che viene detto, soprattutto da persone che hanno conflitti di interesse grandi come una casa, o da persone che comunque non hanno fatto gli studi e quindi parlano, lanciano opinioni che sono opinioni prettamente personali, non basate su dati scientifici. Gli altri argomenti di cui vorrei parlarvi, di cui comunque ho parlato nel mio libro La Grande Via, sono il ruolo dell'attività fisica, dei diversi tipi di attività fisica, quella aerobica, quella di resistenza, tecnicamente insomma quella la pesistica, gli esercizi per mantenere un'ottima postura, per la flessibilità. Cercherò di parlare del ruolo del training cognitivo, di quanto è importante stimolare con diversi tipi di esercizi il nostro cervello a produrre nuove sinapsi. Parlerò dell'importanza del sonno. Ci sono degli studi che sono pubblicati proprio recentissimamente che fanno vedere quanto sia importante dormire in fase profonda per prevenire l'Alzheimer, la demenza. E per riuscire a potenziare la nostra capacità di memorizzare degli eventi, dei fatti. Parlerò dell'importanza della mindfulness, della meditazione, delle tecniche di respirazione, che sono anch'esse fondamentali, perché senza la meditazione, senza la mindfulness, non possiamo capire l'importanza di questi interventi e metterli in pratica. E infine cercherò di parlare di quanto sia importante lo sviluppo di questa forza interiore, di questa energia che c'è dentro noi e che spesso non viene adeguatamente coltivata, che è praticamente la sorgente di luce, la sorgente di vita che ci permette di fare qualcosa di bello nella vita, di essere delle persone che contribuiscono alla società, al mondo per migliorarlo. Insomma, cercherò di parlarvi un po' di tutte queste cose nei prossimi mesi con alcuni video, tempo permettendo.